tutti! Oggi prepareremo i cannelloni ricotta e spinaci. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono cannelloni, ricotta sgocciolata, spinaci lessati e ben strizzati, parmigiano grattugiato, provola tagliata a pezzetti, sale, pepe e noce moscata. Per la besciamella, latte, burro, farina, sale, pepe e noce moscata. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la besciamella. Mettere nel boccale il burro. La farina. Il latte. Il sale. La noce moscata e il pepe ed azionare il bimby per 12 minuti, 100 gradi, velocità 4. La besciamella è pronta. Mettere in una ciotola e lasciare intiepidire. Senza lavare il boccale, mettere gli spinaci, la ricotta, il parmigiano, la noce moscata, il sale e il pepe ed azionare il bimby per 50 secondi a velocità 4. Mettere il composto in una sacca a poche. Prepariamo i cannelloni. Mettere nella teglia un bel po' di besciamella. E livellare bene. Prendere il cannellone, mettere all'interno un pezzetto di formaggio e mettere il composto di spinaci ricotta. Mettere un altro pezzetto di formaggio e ancora composto. Fare anche l'altro lato e posizionarlo sulla besciamella e proseguire così con tutto il resto dei cannelloni. Mettere altra besciamella spolverizzare con abbondante parmigiano grattugiato cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 30-40 minuti circa i cannelloni sono pronti servire cannelloni, ricotta e spinaci. Grazie e alla prossima ricetta!